E buongiorno a tutti amici, benvenuti in questo nuovissimo video. Prima di iniziare vorrei salutare Rake Alex, che è un ragazzo che mi segue, quindi tanti saluti e bella. E ora cominciamo con l'episodio numero 5 di Pokémon Masters. Stefano, eccoti finalmente, le mie analisi lo avevano previsto. Sono contento che tu sia qui. Wow, mi sento come un circuito impazzito. Su, diamo il via alla nostra avventura. Ok, ebbene sì, amici, nell'ultima puntata abbiamo finito, sì, per l'appunto, il capitolo 4, se non mi sbaglio. Sì, e infatti ci tocca il capitolo numero 5, se non mi sbaglio. Esatto, capitolo numero 5. Il secondo capo del VPM. Andiamo. Quindi il capo del VPM di cui parlavi si trova in cima a questa montagna. Esatto, si chiama Anemone ed è una capopalestra di Yunima. È una allenatrice di primo ordine, per tenere testa dovremmo dare il massimo. Non ti fai intimorire nemmeno un po', Stefano. Anche io non vedo l'ora di incontrare questa Anemone, chissà che tipo è. È una persona molto socievole, vedrete, diventerete subito amici. Forza, andiamo! Ok, vabbè, a parte la mia voce brutta che do ai personaggi, ma questi sono dettagli. Oh, andiamo contro gli allenatori dal monte, finalmente. Va bene, non mi interessa di quello che dici, voglio solamente sconfiggerti. Questa qua è una Pokémon Ranger. La Madonna. Vabbè, comunque sia, io la sto sconfiggendo molto tranquillamente. Direi molto scialla, devo dire. Anche il Fletchinder. Gli fa qualcosa, ha voglia che gli fa qualcosa. Vai. Ok, gli fa meno male. Ok, raga, lascio ricaricare un po' qua. Ok, fuori. Abbiamo in teoria solo a lui da sconfiggere, quindi. Ok, raga, usiamo il Pikachu. Perfetto così. La vinciamo noi ragazzi, subito, subito così, mamma mia. Mi hai mangiato in un solo boccone. Proprio perché il più forte mangia il più debole, bisogna escogitare degli stratagemmi quando si affrontano avversari potenti. Come dice il proverbio, se ti prepari a dovere non avrai niente da temere. Sì, bla bla bla.
Ok, bla bla bla, non mi interessa di quello che dici. Comunque, signori, se vi piace questa serie, voglio tanti di cui mi piaccia, se volete che continua, anzi, se volete che continui. Ok, raga, come dicevo, per ora non ci stanno facendo niente di che, quindi posso stare anche più che tranquillo, raga. Usiamo la mossa speciale, sempre quella di Pikachu. Facciamoli male. Bene così. Quindi non sarà troppo, no. Vai, vai a casa. E vinciamo noi anche questa, mamma mia. Ma chi siamo, raga? Ma chi siamo? Perfetto, raga. Piplup è salito a livello 24, che... Il che questo è molto buono, che lui si è salito a livello 24. Ok, abbiamo il secondo versus con gli allenatori, quindi molto molto bene. Ah, sì, bla bla bla, questo qua lo conosco già. Tranquilli che non ci faranno niente perché sono delle pollastre, mamma mia. Oia, gli fa un bel male. Signori miei, ho scoperto che fa male molto il bracciere al Pokémon di davanti. Io non ho capito, quando c'è l'esclamazione vuol dire che fa molto male. Mi sa di sì. No, ok, usiamo la mossa di Torkoal per una volta. Babata di passione ustionante. Credo che riuscirà mai a battermi, ma va bene lo stesso. So
Oh, è morto. Anche Sol Rock l'abbiamo fatto fuori. Perché rifiuti il nostro aiuto? Beh, chi se ne importa, se non si fida tanto peggio per lui. Vabbè raga, noi andiamo avanti, come si può dire. Ok, c'è un altro allenatore. Il mio obiettivo è sconfiggere gli allenatori che passano di qui. Sì, tutti tranne me, tranquillo. Tranquillo zio, la festa te la sconcio io adesso. Vai signori, vai così. Non sarà troppo. Dai che è morto anche questo, dai è così. Accidenti. Ok raga, Torkoal è salito a livello 25 e Pikachu livello 26. Bene, bene così. Però questa serie si fa sempre più intrigante, tra l'altro, cioè. E con questo la vittoria è mia. Forza, dammi la medaglia. Ecco, tieni, ti ringrazio per la lotta, mi hai aiutato a diventare più forte. Ben fatto, Swan, ce l'hai messa davvero tutta. Credo sia lodare un Pokémon sconfitto. Ora si gioca la tua incapacità. I Pokémon sono solo strumenti per raggiungere un fine. Ah, ecco, Anemone. Che succede? Quello che compone la lotta è solo vincere. Sei troppo indulgente con il tuo Pokémon. Non ti vergogni nemmeno un po' di aver perso. Perché dovrei vergognarmi? Io e Swanna ci siamo divertiti. Ah, amore, tutto bene? Oh, Rina, da quanto tempo? Come stai? Chi sono i tuoi amici? Chi si rivede? Stefan e il suo gruppo di amichetti. È proprio vero che le disgrazie non vengono mai sole. Che siete venuti a fare qui? Ditemi che una banda di dilettanti come voi ha deciso di partecipare al World Pokémon Masters. Non farmi ridere. Tu e il tuo ridicolo cappello, la gente come voi mi dà il voltastomaco. Cos'è il suo cappello che non va? Appunto, ci stiamo chiedendo in verità da 5 puntate cosa che non va il mio cappello, ma. Non è importante, ti darò una bella lezione, piccolo dilettante. E nessuno dei tuoi amici ti potrà darti una mano. Sarà una lotta uno contro uno. Forza! Ok, mi piace. Vediamo se così impari qualcosa, illuso. Ma come tutto qui? Dai, forza, mettici un po' più di impegno. Fammi fare due risate.
ho vinto come sempre, inginocchiati al mio cospetto. Visto quella lotta ho provato che ho ragione. Splendida prestazione, vostra altezza. E bravo il signor Kaylan. Tu e i tuoi amichetti siete proprio un bel gruppetto di incapaci. Bah, mi avete stancato, andiamocene. Stai bene, Stefano? Ma che maleducato, che voleva quel tizio? Tu sei Stefano, giusto? Non abbatterti, la tua lotta contro Kaylan è stata strabiliante. Il tuo Pokémon ce l'avete messa davvero tutta. Vittoria e sconfitta non contano, il segreto per godersi la lotta è divertirsi e andare d'accordo con il proprio Pokémon. Non trovi anche tu? Sono completamente d'accordo. Comunque noi siamo venuti a trovarti perché vorremmo ottenere la tua medaglia. Capisco, beh, allora come prima cosa rimettersi in forza, che ne dite? Conosco un posto che fa proprio a casa nostro. No, bla bla bla, non c'ho voglia di leggere. Allora facciamo l'ultima lotta con gli allenatori e poi per oggi chiudo. Perché sennò lo faccio veramente lungo. Wow, la montagna è fantastica. L'aria è pura e l'acqua pura. E per quanto riguarda le altre Pokémon, poi non c'è niente di meglio, vero? Oggi non c'è niente di meglio che vederti schiattare con i tuoi Pokémon. Questo è Pokémon sicuro. Dai, Go for it! Go for it! Vabbè, cosa? Così. Perfetto, così mi piace. Mi piace questo gioco. Intanto raga abbiamo vinto di nuovo. Vedete ragazzi, siamo troppo forti. C'è una poco da fare. Vabbè, non leggo neanche questo qua, è un Pokémon Ranger. Andiamo a batterlo immediatamente. Signori, anche ancora non ha lasciato mi piace. Lo lascio adesso perché questi video meritano veramente tanto. Io ci metto tanti impegni a portarveli quasi ogni giorno quando ci riesco. Lei così. Lui gliela tiro un po'. Here we go.
Ok, stavolta usiamo la nostra speciale di piplup stavolta, così in questo episodio le abbiamo utilizzate tutte e tre. E abbiamo vinto. Però questo episodio è veramente calmo, in questo episodio non ho neanche sclerato. Fine. Livello per Torkoal, anzi, livello per Torkoal, livello 26 e livello 25 per Piplup. Perfetto. Quindi ragazzi, nel prossimo video finiremo definitivamente, si spera, il capitolo 5. Noi ci vediamo nel prossimo video e niente, bella!